Sì, una giornata importante non solo per gli sportivi ma per la città intera, perché insomma questa città è molto legata al basket e il basket, insomma la storia del basket in questa città è legata molto alla figura di Willie Sojourner. Dopo la sua morte le ceneri sono state divise in tre parti e una di queste sarà presso il cimitero monumentale di Rieti, e per noi insomma è un orgoglio e una grande soddisfazione. Quindi sicuramente oggi diamo un degno riconoscimento a un grande campione dello sport che ci ha portato sul tetto d'Europa, e in qualche modo è anche un'occasione per riconciliare la città alla storia dello sport cestistico di Rieti. Abbiamo inteso organizzare con l'assessore Mezzetti, con i tifosi degli Amici per la Sebastiani, con i ragazzi del gruppo Old, dei tifosi di Rieti, questa breve cerimonia molto semplice che sostanzialmente vuole testimoniare l'affetto di un'intera città, di un'intera comunità nei confronti di questo grande campione che negli anni 80 ha rappresentato veramente il vanto della nostra comunità, non solo sportiva. L'attenzione della nostra amministrazione per il mondo del basket e della pallacanestro verrà altresì testimoniata il 4 di dicembre, quando su proposta del signor sindaco che è presente, verrà conferita la cittadinanza benemerita al signor Renato Milardi per i suoi alti meriti nel campo sportivo della pallacanestro, ma anche dell'atletica, ma anche come dirigente nazionale dell'industria. Oggi poniamo a conclusione una vicenda che nasce qualche anno fa dopo l'evento luttuoso che ha colpito la nostra comunità sportiva e cittadina, e diamo una degna sepoltura, seppur in uno spazio ridotto dovuto alla logistica del nostro cimitero comunale, ma che comunque testimonia un gesto semplice che chi ha conosciuto Willie Sojourner molto meglio di me, che ero ragazzino, lo vedevo con questo suo grangiocielo e mi emozionavo negli anni 80 quando lo vedevo al palazzetto, sarebbe stato sicuramente contento della semplicità ma dell'affetto che è sincero, al di là dei gesti eclatanti che molte volte non servono. Zio Willy, tornando a Rieti, hai portato indietro negli anni i tuoi successi passati, la tua bontà, la tua giovialità, ti sei fatto conoscere dai giovani e ti hanno accolto con affetto ed interesse per quello che tu hai risvegliato nei cuori di tutti, piccoli e grandi, giovani e non più giovani, lo sport della pallacanestro, la tua vita. Come poterti dimenticare, o gigante dolce e scherzoso, tu amavi Rieti e tutto di Rieti, uomini e ogni cosa. Tu hai detto a me, fai me poesia, caro Willy, la tristezza che oggi sentiamo per la tua morte mi fa fermare la mente e la mano che tiene la penna, perché sarebbero inutili le parole, perché si rimane attoniti e tristi di fronte a un destino crudele che ti ha portato via così fulminamente. Ma non ti dimenticherò mai per la serata di grandi giovialità, di allegria che hai fatto passare ai miei figli Fabrizio e Raffaello e a tutta la famiglia. Grazie, o grande uomo sempre sorridente. Non sto qui a dirvi chi era Willie Sojourner, perché tanto ormai lo conosciamo, sappiamo quello che faceva, sappiamo chi era, quello che ha fatto per questa città. Voglio leggervi solamente come lo ricordo io. Allora, te ne sei andato ormai da 9 anni, ma sei ancora vivo nella nostra memoria, con tanti bei ricordi. Le partite giocate insieme, le tante ore passate a scherzare, i racconti della nostra gioventù, gli amici di Rieti e tanto altro. Comunque, come dice qualcun altro, la morte non è niente, sei solamente passato dall'altra parte. È come se fossi nascosto nella stanza accanto. Io sono sempre io e tu sei sempre tu. Quello che eravamo l'un per l'altro lo siamo ancora. Ti chiamerò sempre con lo stesso nome con cui ti chiamavo prima e che ti è familiare, e ti parlerò con lo stesso tono che ho sempre usato per riprenderti anche ogni tanto sugli accenti, sulla grammatica che non era mai stato il tuo forte. Continuerò a ridere delle cose che facevi e dicevi quando eravamo insieme, perché è tutta una continuità che non si può spezzare. Sei dietro l'angolo, anche se non ti vedo, voglio ugualmente far parte dei tuoi pensieri, se ci pensi poi non siamo così lontani. E come diceva Sant'Agostino, asciuga le tue lacrime e non piangere se mi ami, il tuo sorriso è la mia pace. Io lo conosco penso meno di tutti, ho avuto il piacere però di farlo, anche se per poche settimane. Mi piacerebbe ricordare anche un'altra persona, visto che è anche conosciuta tantissimo qui e che è stata unita sempre in una tragedia a zio Willy, che è lo sceriffo.
Ricordo, ecco, questo aneddoto qui molto particolare, perché si sono uniti dopo tantissimo tempo e purtroppo la morte poi li ha divisi nuovamente. Quello che posso dire per quelle poche settimane che l'ho conosciuto è che tutti gli aneddoti, le storie, le leggende che si raccontavano dello zio Willy, in poche settimane è riuscito a concretizzarle tutte quante e a trasmettercele. Quindi il suo sorriso, la sua vitalità, il suo entusiasmo, lo abbiamo subito notevolmente. Questo è veramente tutto quello che posso dire per quel poco che l'ho conosciuto, e voi mi dimostrate che a distanza di tanti anni ancora siamo qui a ricordarlo con piacere. La mia squadra si unisce a questa preghiera, anche se loro non hanno avuto il piacere di conoscerlo, però anche a loro, insomma, è stata trasmessa, è stato trasmesso questo pensiero, grazie anche a voi.